Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un argomento sicuramente molto interessante, estremamente sentito un po' a tutte le età, però diciamo che intorno alla quarantina Andrea ha cominciato già da qualche anno, Già a dire la verità. almeno dai 35, 34-35, sono 4-5 anni che ci vado avanti. Ad avere dei momenti di, chiamiamolo di stress, Abbastanza. legati al fatto che la stempiatura stava cominciando a diventare più evidente. Allora, cosa si può fare dal punto di vista medico? Stiamo parlando dal punto di vista medico, non chirurgico. Dal punto di vista chirurgico sappiamo, abbiamo trapianto di capelli, fu, eccetera. Però prima di arrivare al livello in cui è necessario un trapianto, noi abbiamo una terapia medica che è straordinariamente efficace e che prende, tra l'altro, gli elementi attivi all'interno del nostro corpo, quindi qualcosa di assolutamente autologo, quindi non devo mettere dentro farmaci o altre cose. Ci sono anche terapie del tipo che utilizzano farmaci, però a parte il fatto che a me piacciono molto i rimedi autologhi, quindi quando la capacità di rigenerazione è dentro di noi, nel caso del PRP, quindi il plasma ricco di piastrine, non è nient'altro che una cosa che noi abbiamo all'interno del sangue, che sfruttiamo per rigenerare la crescita del capello, rigenerare il follicolo. Questa è una tecnica che noi utilizziamo in svariati campi, lo usiamo in ortopedia, lo usiamo per il rigiovanimento del viso, eccetera. Sui capelli funziona molto molto bene. Che cosa succede? Con il passare del tempo e con la sensibilità che i follicoli possono avere al DHT, quindi al didrossitestosterone, noi abbiamo una marcata, più o meno marcata, diminuzione della rappresentazione dei capelli. Il PRP è in grado di fermare questa caduta e di innescare un recupero dei capelli con una netta crescita, una cosa che tu potrai vedere molto bene. Allora, la zona che mi avevi indicato era soprattutto questa, però se devo essere onesto, e lo vediamo magari anche nel video, inizia una leggera diminuzione di rappresentazione del capello anche all'interno. Comunque Andrea ha molti capelli, non possiamo sicuramente lamentarci, però effettivamente iniziano a diminuire. Allora, questo mi rendo conto possa essere un fattore di stress, sicuramente sia nel maschio che nella femmina. La possibilità col PRP di vincere questa caduta, di bloccare, nella peggiore delle ipotesi, noi blocchiamo la condizione, però nella nostra volontà noi vogliamo crescita. Quindi oggi facciamo questa seduta, adesso preleviamo il sangue dal braccio, come un normale prelievo del sangue, centrifughiamo e dopo spiego che cosa succede in quel momento. Ecco le provette, appena terminata la centrifugazione, e vediamo la parte corpuscolata del sangue che è stata completamente proiettata verso il basso della provetta, e qui abbiamo il plasma. Plasma dove sono contenute concentrate le piastrine che, entrando attraverso il flusso del plasma dell'iniezione nel cuoio capelluto, porteranno alla degranulazione delle piastrine e alla liberazione dei fattori di crescita. Qui vediamo due tipi di provette diverse. Da questa parte abbiamo il PRP e da quest'altra parte abbiamo il PRF. Che differenza c'è? Il PRP degranula velocissimamente e fa rilasciare all'istante i fattori di crescita. PRF invece crea all'interno della zona iniettata una matrice dove i fattori di crescita verranno liberati in un modo più lento, diciamo nell'arco fino anche a una settimana, diciamo nei primi 3-4 giorni. Quindi abbiamo due curve di diffusione dei fattori di crescita che rende la terapia ancora migliore. Ecco, la precedente parte del video l'abbiamo fatta in time lapse perché il PRF coagula nel giro di poco tempo, di conseguenza avevamo necessità di procedere con una certa velocità. E abbiamo lavorato preferibilmente sulle zone più sguarnite del cuoio capelluto di Andrea. Adesso con il PRP invece andiamo completamente su tutta la zona del cuoio capelluto, abbiamo più tempo, quindi non abbiamo nessuna coagulazione e di conseguenza possiamo tranquillamente lavorare in tutti i distretti. Perché lavorare in tutti i distretti? Semplice, perché comunque PRP e PRF rappresentano un aumento del trofismo del follicolo straordinario. Di conseguenza, perché fare soltanto la parte che oggettivamente ha più bisogno? Andiamo a lavorare su tutto il cuoio capelluto e lavoriamo in modo preventivo, perché se è sì vero che è la zona più sguarnita, è la parte che abbiamo trattato all'inizio, è vero anche che tutti i capelli avranno un miglioramento con la terapia PRP e lavoriamo prima che il problema si presenti, perché uno degli aspetti più belli del PRP
è proprio lavorare e ottenere un eccellente risultato quando i problemi non sono ancora così marcati, cioè lavorare sempre in anticipo ed evitare che i problemi poi diventino maggiori e possano portare a un trapianto. Per quello che riguarda i trapianti è molto importante sapere che, ad esempio, la preparazione del cuoio capelluto attraverso il PRP prima dell'intervento possa essere così importante per la preparazione del cuoio capelluto. Cioè, noi lavoriamo ad esempio con diverse cliniche turche dove ci sono degli ottimi chirurghi per il trapianto dei capelli. Abbiamo con loro un rapporto di lavoro che porta a noi in clinica a preparare il paziente prima che vada a fare l'intervento, in modo tale che ci sia un'ottimizzazione della vascolarizzazione. Apro una piccola parentesi, uno degli aspetti più importanti del PRP è l'angiogenesi, quindi noi andiamo a creare una vascolarizzazione estremamente efficace nel cuoio capelluto. Questo cosa vuol dire? Che il paziente, quando poi accede all'intervento chirurgico, il chirurgo trova un campo decisamente più fertile, dove l'attecchimento del follicolo è estremamente più semplice. Stessa cosa, al contrario, una volta fatto l'intervento, il paziente si reca da noi per alcune volte per fare il PRP nel mantenimento post intervento chirurgico, FUE. Questo perché il continuo stimolo trofico per avere un miglioramento dell'attecchimento che è già stato ottenuto, ma che continuerà a essere supportato dal PRP, porta a un numero di elementi che sono stati trasportati con le varie tecniche che vengono utilizzate in modo tale da avere la resa massima. Ecco, questo è molto molto importante. Molto bene Andrea, abbiamo terminato. Adesso di sinceramente com'è andato, perché effettivamente è stato molto bravo, insomma, un po' fastidioso è. Com'è stato? Ma allora si sente tendenzialmente solo un pizzicore al momento dell'inserimento dell'ago, basta. Anche perché il plasma ovviamente ha lo stesso pH nostro, perché deriva dal nostro sangue, quindi bruciore al lato non dell'iniezione non c'è. Un po' di fastidio nel momento in cui si forza il plasma all'interno di un tessuto denso come il cuoio capelluto, però insomma possiamo paragonarlo alla puntura di una zanzara, voglio dire. Io forse meno, sì, è anche più fastidiosa la zanzara. Decisamente. Comunque, al di là di questo, che cosa deve fare il paziente dopo? Realmente nulla, perché lo shampoo può farlo già il 24 ore dopo, quindi può tranquillamente lavare i capelli. Non è una tecnica splatter, quindi non sporchiamo il cuoio capelluto e laddove ci sono delle piccole goccine di sangue, ovviamente ripuliamo, quindi il paziente esce e può andare in confronto a qualsiasi impegno senza nessun problema. Okay. Ovviamente ogni paziente è testo a sé, di conseguenza in funzione degli esami del sangue che facciamo prima di iniziare le nostre terapie, laddove ci fossero delle necessità, ovviamente impiantiamo un protocollo di integrazione in modo tale che il risultato insieme al PRP possa dare il massimo del risultato. Un caro saluto a tutti, a presto!